Confindustria Cosenza nasceva 90 anni fa, erano davvero altri tempi, si sperava in un futuro migliore che poi è arrivato e anche oggi si spera allo stesso modo con la necessità di accelerare. 90 anni non si sentono, c'è sempre lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di fare, siamo protagonisti di uno sviluppo della nostra provincia e della nostra regione e abbiamo raggiunto un traguardo che non appartiene soltanto agli imprenditori che hanno condiviso la nostra organizzazione, ma appartiene a tutta quanta la provincia e alla nostra regione. Sicuramente è un momento molto particolare, ma noi stiamo facendo delle proposte molto interessanti per la crescita e lo sviluppo di questo territorio, soprattutto alla luce di due cose importanti che dovrebbero partire adesso nella nostra regione, è il patto per la Calabria e il nuovo programma 2014-2020. Quello che è importante però è la questione tempo, perché la velocità di concretizzazione della programmazione è importante, perché veniamo da 10 anni di crisi che hanno veramente devastato il sistema economico e hanno fatto tanta disoccupazione. Atteso il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti, poi assente per urgenti impegni, è intervenuto però il presidente nazionale di Confindustria, che ha ribadito quanto il Sud può fare per l'Italia. È determinante, il Sud deve diventare una grande occasione per il Paese. Ricordiamo che un uso intelligente dei fondi strutturali del Sud significa non riguardare questioni che riguardano il debito e il deficit del Paese, quindi è una grande occasione per il Paese, dobbiamo sfruttarla. La questione temporale che porrà il Presidente Mazzucca oggi in Assemblea è una delle grandi questioni che vanno affrontate insieme alle questioni di merito economico. Il mondo dell'imprenditoria era presente in massa a questa vera festa dell'economia locale, alla quale non ha voluto mancare neanche la politica regionale. Confindustria Cosenza è un'organizzazione che ha una storia ed è un'organizzazione che è rappresentativa di un mondo imprenditoriale che in Calabria è stato all'avanguardia, è stato espressione di dinamismo, di crescita e di crescita soprattutto della cultura dell'impresa. Soprattutto in questa parte della Calabria Confindustria ha dato un contributo perché attraverso l'associazionismo degli imprenditori potesse affermarsi e crescere una cultura dell'impresa in Calabria. I 90 anni di Confindustria quindi sono 90 anni di una storia ricca di apporti, di contributi che si innervano appunto con un percorso di crescita della nostra regione. La Calabria non è quella di 90, né di 40, né di 15-20 anni fa. La Calabria è cambiata, naturalmente con tante difficoltà, perché rispetto al resto del paese permane un gap molto, molto, molto duro che bisogna superare. Noi ci stiamo impegnando in questa direzione perché sia sul fronte della crescita che sul fronte dell'occupazione e della inclusione sociale si possa recuperare e si possa recuperare rapidamente. È necessario perché questo si realizzi una strategia dell'Europa e del paese nazionale che ci consenta anche di innestare le politiche regionali attraverso l'utilizzazione delle risorse europee in un circuito virtuoso. Noi abbiamo definito programmi importanti che sono volti al lavoro, alla crescita, al sostegno alle imprese. Già in questi giorni sono in atto, in fase operativa, i primi bandi, sono molteplici bandi che appunto consentono di inserire nel circuito economico e sociale della nostra regione risorse importanti per determinare la crescita e superare quel gap.